Ma dove sono? Zitta, zitta! Simone, anche tu! Gloria, ma cosa ti è saltato in mente? Professoressa, ci ricorda come ti ha trattato l'altra volta? No, non ci ha offeso. Mi ha levato anche il cellulare e per questo mia madre mi ha messo in punizione. Non mi ricordo. Partirono subito. Non volevano passare un minuto di più per la foresta. Io avevamo un quarto quella notte e c'era il figlio per orientarsi. Parte che Sara era una... Mattia! Ma perché sei sempre così appiccicati? Staccati! Così gli dai anche fastidio di distraere. Io non vi capisco proprio a voi. Allora, continuiamo. Patrick e Sara erano rimasti... Gloria! Fammi vedere. Fammi vedere. Siamo qua perché abbiamo preparato una bella sorpresina. Eh già, una sorpresina che non può nemmeno immaginare. Basta! Ma che mi volete fare? Lasciatemi, lasciatemi andare! Quando hai cominciato a parlare della felicità, la felicità non è questo, la felicità non è quell'altro. E poi... non lo doveva fare. Ho offeso la mia musica. Il rap. Rastobuster, dai ghetto blaster, rap gangster. Fuck a black rock sul blockbuster. Siamo Black Panther o Ghostbuster. Warmasters, coi panzer, eroi ma... coi Pampers, le rivoluzioni sono scomparse. Vedo in giro solo foto pornazze. Quanti credono nel sesso? Avete capito, ragazzi? I partigiani. C'è un nuovo cartello al sexy shop. Pagherete caro, pagherete tutto. Bella. Nei locali giusti del centro, balli con i belli imbusti del momento. Ti diranno di non prostituirti, ma di andarci a letto previo equo pagamento. A 13 anni hai già un rapporto di sesso in una chat parental control con uno che ti offende molto. E nemmeno vuoi che si metta il Norton. Una braga di
piaga, l'inverno, la piaga dell'uomo moderno. E passare le notti con gli occhi sullo schermo per diventare adulto con un click su confermo. Bella, su. Simo, Simo, ma che è successo alla professoressa? Che è successo alla professoressa? La professoressa? Ciao raga! Oh, oh. Ciao Giuseppe! Simo, ma sai che fine ha fatto la professoressa? Pure te? Ma perché mi chiedete a me? Non lo so, magari sapevi qualcosa. La professoressa... praticamente... Simo, guarda, siamo noi, eh. Almeno ce lo vuoi dire. Praticamente la professoressa... Dobbiamo andare per forza al cimitero. Perché al cimitero ci sono molti morti. E per questo non ci voglio andare. Perché hai paura, sgarzolotto? No, non ho paura. Capo. Bravo, sono io il capo. Ho deciso di uccidere la prof. Come uccidere la prof? Dai, sgarzolino, esagerato. Chi è il capo? Sei tu. La uccideremo con una pistola. Non abbiamo una pistola. Lo dici te? No, dai, non sparare, dai. Sarò tuo complice, la uccido anch'io. La uccido a cazzotti, dai, non sparare però. Ma sto scherzando, idiota. No. La punterò là. Che c'è schizzo? Sai, ho deciso di uccidere anche Schizzo. Il cane? Perché? Sì, potrebbe scoprire il nostro covo. E poi non mi piace come mi guarda. A proposito, Simone, ieri ti ho aspettato per un'ora al cimitero. Dove eri? È lui che mi ha fatto perdere tempo. Va bene, è colpa sua se ne è venuto. Non è vero, è bugiardo. Bugiardo, sempre tu sei stato che fai queste cose, che non ti piace. Basta! Capito, sgarzo? Sgarzo. Bene, da questo momento in poi avremo dei nomi in codice. Tu ti chiamerai Sgarzo. Tu, Gianmarco, Sgarzolone. E io, Sgarzolina. Va bene, capo. Sì, sei tu il capo, Gloria, Sgarzolina. Leva le bavaglie alla prof. Ma perché mi avete legato così? Perché lei ieri ha provato a fuggire. Prof, lei non doveva fuggire. Deve rimanere qua con noi. Ci deve insegnare tante altre cose. Ci ho pensato. Ho deciso di ucciderla. Ma dove? Ma che cosa stai dicendo? Ma mi chiamo Sgarzolina. Sgarzolina, quello che vuoi, quello che ti pare, farà tutto quello che volete. Sgarzolina, non ti pare un passaggio girato? Zitto, sono io il capo.
Ormai ho deciso. Dov'è Sgarzolone? Dimmi, Sgarzolotto. Si sarà cagato sotto. Dimmi la verità. La verità. La verità è che Sgarzolone l'ha sempre amata, prof. Ma ormai è deciso. Ma cosa volete fare? No, vi prego, non mi uccidete, farò tutto quello che volete. Vi darò ottimi voti, vi promuoverò sempre. Vi prego, non mi ammazzate. Non vi insulterò più. Rispetterò la vostra musica, farò tutto quello che volete, ma vi prego. Sono i soldi che volete, vi darò tutti i soldi che volete. Però vi prego, non mi uccidete. Anzi, vuoi sparare tu, Sgarzolotto? Va bene. Dammi qua, idiota. È tardi per implorare. È finita, professoressa. Sono riuscite finalmente a conquistare l'istituto comprensivo di Via Toscana 2 a Civitavecchia e si stanno preparando addirittura una sommossa popolare. Passiamo ora invece a una delle notizie più clamorose della giornata. A Civitavecchia sempre, una banca è stata rapinata da un gruppo di bulli, di ragazzi minorenni allo sbando. Questi piccoli tempistelli. Dove eravamo rimasti? Allora, stavo dicendo. Ah sì, adesso passiamo alla cronaca nera. È stata rapita sempre nello stesso istituto conquistato precedentemente dalle zanzare una professoressa di cui non si hanno ancora precise notizie. Infatti gli investigatori non sono riusciti a scoprire ancora niente, ma siamo l'identikit di uno dei rapitori. Se la regia può mandarci le immagini. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. E bambini, attenzione!
Buonanotte. Cuccia. Bello. Ma che c'hai? Che c'hai, schizzo? Dici. Che c'hai? Schizzo. Dici, schizzo. Dici. Dici. Ah, ho capito. Super sbirba. Super sbirba. Eccomi! Sono proprio io! Sbirba! Schizzo, dimmi che cosa che mi hai evocato? Sì, sì. Eh? Bello. I soldi che volete, vi do tutti i soldi che volete, però vi prego non mi uccidete. Anzi, vuoi sparare tu, sgarzolotto? Va bene. Dammi qua, idiota. È tardi per implorare. È finita, professoressa. Fermi. Chi sei tu? Chi sei? Io sono Super Birba! Tranquilla, prof. Adesso va tutto bene, è tutto a posto, ci sono io qui ora. Ma tu sei finto, non sei quello vero. Super Sbirba è un personaggio dei fumetti. Sto sognando ancora. Ma che cosa stai dicendo? Io un personaggio finto? Ma guarda, se sono finto anch'io, sei finto anche tu, sgarzotto. E ditemi, Garzolina, dimmi, per te, che cos'è la felicità? Per me la felicità è un... Non lo sai? E tu, Gazzotto, cos'è per te la felicità? Veramente non ci ho mai pensato. Pensaci, Gazzotto. La felicità è sentire il rumore delle onde del mare. Fantastico, sgarzolotto! Fantastico! Prof, lei da questo momento è libera! Grazie! E allora Charlie Brown, agli amici che gli chiedevano cosa voleva fare da grande, rispose con un lungo silenzio pensieroso. Gli amici continuavano a fantasticare. Io voglio essere un aviatore. Io voglio diventare avvocato. Io da grande farò il professore. Io farò... Io diventerò un astronauta. Io farò il rapper.
Io voglio diventare ricchissimo. E tu, Charlie Brown? Io, da grande, voglio essere felice. Da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno. Cioè, da scene. Oh, cacchio.